E parliamo ancora di teatro e teatro come forma di istruzione ma anche di intrattenimento. Questo è molto di più eh, pa parte del progetto Sir Smith, ovvero un grammatical horror con attori madrelingua lingua inglese che si rivolge alle classi secondarie di primo e secondo grado. E eh, che in queste settimane è in scena in campagna. Ne parliamo con l'autore, e il regista Luca Varone. Buongiorno, ben trovato a mattina live. Buongiorno e grazie per l'invito. Dunque, parliamo di Sir Smith, Sir Smith. Nasce da un disegno ben preciso che ha preso forma tra l'altro durante la pandemia con la formazione di una piattaforma didattica alternativa alla, eh, fino alla realizzazione di una pièce interattiva. Spiegaci esatto. un po' come è andata, come nasce questa idea, come si è poi evoluta. L'idea nasce sicuramente dal grande bisogno di avvicinare eh, i giovanissimi, le nuove generazioni che sono prese ormai da altre attrazioni, soprattutto digitali, tra cui dispositivi come lo smartphone di uh, prendere la loro attenzione rispetto appunto al teatro che uh, diciamo resta una delle pochissime attività analogiche ancora in vita anche la, ed è viva è Evviva. viva perché anche la tv adesso si fa in maniera, uh, in maniera digitale quindi il, come autore del testo ma anche come regista e fondatore di questa compagnia uh, il primo obiettivo che mi sono posto quando ho iniziato questo percorso che ha avuto appunto l'esordio 12 anni anni fa era quello di trovare un linguaggio ben preciso per non perdere l'attenzione dei ragazzi e noi in platea abbiamo eh, una fascia d'età che va dai 14 ai 19 di anni, quindi una fascia molto molto critica dove l'attenzione loro abituati allo scrolling proprio del cellulare si perde dopo 30 secondi. E quindi il, um, il primo uh, come dire, grande obiettivo è quello di avere la loro attenzione attraverso il gioco, quindi giocando e imparando. E la particolarità di questo spettacolo è che questa prof di inglese madrelingua, quando arriverà a scuola, quindi in classe, sul palcoscenico, troverà uh, circa 10 assenti. Um, e quando farà l'appello gli attori protagonisti diranno ma purtroppo non sono venuti a entrare perché avevano paura dell'interrogazione e quindi <ride> i, gli assenti verranno ricercati in, I, platea. in platea e in questo momento loro sono in scena da Cerra, io ho lasciato la compagnia e sono venuto qui a fare uh, l'intervista siamo stati anche al teatro Acacia di Napoli siamo stati attore del Greco e continueremo domani a Telese poi ci sarà il Lazio, la Sardegna la Puglia, la Toscana è un tour per l'intera Italia è molto interessante perché è in questa avventura teatrale c'è comunque un canovaccio, un canovaccio che naturalmente da cui si parte e che permette appunto al pubblico poi di poter interagire, interagire però con che cosa? Con la lingua, la lingua in modo che la platea possa conoscere dei, sì. delle parole o anche dei stili grammaticali. Sì, ma lo non... scopo era proprio questo. E, e quindi di renderli ecco, parte integranti dello spettacolo, interagendo in maniera più Sì, perché noi italiani um, conosciamo forse molto bene anche la grammatica in inglese ma quello che ci manca è il parlato. Io per fare una battuta in napoletano... dico lo si riesce a leggendo però poi non lo sai parlare in inglese? Perché c'è questa cosa? Perché, perché non per fare una critica al sistema del diciamo didattico della pubblica istruzione manca proprio, mancano le ore a disposizione per poterla parlare la lingua e io ricordo sempre nei miei spettacoli agli studenti che noi non siamo andati a scuola a zero anni, noi siamo andati a scuola a circa sei anni. Quindi questo che vuol dire che la lingua l'abbiamo prima imparata tra virgolette, ce l'abbiamo prima parlata e poi siamo andati a scuola. È così anche per l'inglese e per tutte le altre lingue. L'importante è parlare, è comunicare. Quindi i ragazzi, quando vengono presi dal palco come questa mattina obbligati saranno obbligati, sono obbligati fin dal primo momento <ride> e in uno stato di disagio il cervello umano è progettato da chi di competenza per per e trovi gli strumenti Luca, per ascolta. vuoi comunicare uh, trovare gli strumenti per comunicare naturalmente l'ascolto e l'attenzione sono prerogative che da sempre ha il teatro perché il teatro comunque coinvolge il sì. pubblico uh, ed è diventa anche uh, una delle migliori forme di apprendimento perché il teatro insegna, educa, educa, educa ed è diretto è momentaneo, è leale è reale quali forme di, uh, di apprendimento ecco, quali altre forme didattiche possono essere valide per poter aiutare i giovani ad apprendere anche la lingua inglese. Ma il, il teatro oltre alla lingua può educare i giovani anche a riscoprire quelle che una volta si chiamavano valori e quindi per educare loro non solo ai valori ma anche a delle tematiche che, eh, sociali che sono alla portata di tutti come il cyberbullismo, come il body shaming, come il rispetto per il prossimo, come eh, l'educazione civica. Quindi non è soltanto una didattica legata alla letteratura oppure alla storia ma anche una noi abbiamo uno spettacolo che parla dei social network dove alla fine di questa PS i due protagonisti addirittura si mangiano fisicamente il cellulare, il cellulare. questo per trasmettere ai ragazzi quanto siamo famelici fagocitati proprio sì, dalla, dalla, sì. da questo dal cellulare è proprio questo l'aspetto siamo abituati a vedere i ragazzi distratti dai device dai telefonini uh, perché lì c'è tutto il mondo c'è il mondo social e il sta cambiando anche a livello antropologico proprio l'uomo, l'essere umano, sì, l'umanoide, anche, anche proprio nella postura, nella non postura, è mai una postura un po' più ingobbita. Infatti ho visto la postura po perché c'è questa tendenza ad avere la, la, il volto, il viso sempre rivolto sullo schermo del cellulare. La la postura del, come dire, dell'influencer per Antonomasia italiana che è stata da poco a Sanremo e quella postura Pensi che sia dovuta assolutamente, alla Assolutamente sì. All'utilizzo sì. costante perché la sua vita. Chi più di lei. Chi più di lei. Chi è... più di lei. Il teatro in quest'ottica ecco, può aiutare uh, a queste che sono le nuove forme di apprendimento, ma soprattutto quanto alcuni canali siano giusti per, uh, per, per crescere in maniera eco sana, ma soprattutto per aiutarli anche ad avvicinarsi a quelle che sono le tematiche in maniera appassionata. E se il teatro, non, se i ragazzi non vanno in teatro, è il teatro che va da loro, potremmo dire, no? Assolutamente e a mio avviso il teatro, come, in questo caso. Sì, come nel nostro caso, ma ci vorrebbe una grande rivoluzione e riforma proprio a livello ministeriale e cercare di far entrare il teatro all'interno del programma formativo come subject, come materia formativa in modo che per quanto riguarda i licei possono studiare la medea e poi la possono mettere fisicamente in scena. Quando Abbiamo a che fare non con licei, ma tutto, con istituti interessante, tecnici. Interessante. Come, come tu puoi studiare al nautico e non conoscere la tempesta di Shakespeare? Come tu eh, puoi essere un albergatore oppure uno chef, un cuoco, io ho dei ragazzi di Ischia dissi, un ragazzo mi disse ma a me che cosa serve il teatro, io devo cucinare, io disse se un giorno ti arriva un gruppo di inglesi e tu sei direttore e chef di una cucina e il tuo direttore ti chiede un piatto fuori dal menù, se tu hai conosciuto la gelosia dell'hotello, Ok, tu puoi fare gli scialatielli alla desdemona mettendo il giallo del pomodoro pachino che testimonia, quindi io condivido il tuo pensiero, Luca, il teatro deve essere insieme. È trasversale. Proprio è trasversale perché al di là di quello che poi si farà nella vita, può essere uno chef, può essere compresentatore, puoi essere uh, un dottore o quant'altro, il teatro aiuta proprio a relazionarti nella Assolutamente. vita. Assolutamente. E farlo nelle fasi proprio più giovani, anche proprio uh, nelle scuole, partendo dalle scuole di primo e secondo grado, sicuramente permette al ragazzo di acquisire la proprio io, la propria personalità, di conoscersi, ma di relazionarsi proprio agli altri. Ma infatti c'è tutta una di sezione... Di conosce le emozioni, il teatro può essere vengono. terapeutico, può essere pedagogico, può evitare appunto di fare altre attività o ricorrere ai farmaci quando certo. magari tu avevi soltanto bisogno di relazionare e attraverso il teatro puoi scoprire... Tante qualità nascoste. A volte nei nostri corsi di teatro ci sono alcuni bambini che, dopo mesi e mesi di psicologia e locopedia, non riescono non ancora ho a parlare. trovato la loro dimensione. Invece. Sì, invece, nel teatro, teatro, aiuta. Io, sono co io condivido appieno il tuo pensiero e vorrei personalmente che effettivamente si cominciasse a studiare proprio teatro a farlo partendo dalle scuole. Sì. Facendoli però divertire, perché questa è un'arma a doppio taglio. Certo. Io ho iniziato a seguire il teatro non da giovanissimo, perché purtroppo le scuole in quegli anni ci portavano. A ad assistere degli spettacoli troppo articolati per le nostre potenzialità. Io dico sempre ai, ai docenti, se non riesci a correre per un chilometro, come potrai mai fare una maratona? Quindi se la maratona è rappresentata da Riccardo III di William Shakespeare in lingua madre, non posso io ad un adolescente far assistere, altrimenti ho l'effetto contrario. Invece con i nostri spettacoli, tipo quello su Shakespeare dove William è un DJ nel nostro spettacolo Bene. e i ragazzi sono obbligati a ballare la tech house, il sonetto 18 l'abbiamo reppato con l'audio tunes eh, in una maniera veramente moderna senza cambiare neanche una parola del e testo e Romeo e Giulietta invece come Romeo lo... e Giulietta ballano uh, sulle note di Michael Jackson la canzone ah, Dangerous perché è lei la pericolosa di cui lui si deve <ride> appunto uh, difendere perché poi come sappiamo uh, troverà la, mo la, la morte quindi questi modi sperimentali di avvicinarli uh, quando dicono oddio hai stravolto Shakespeare adesso no Faccio, guarda, Shakespeare è morto se, mh, 600 anni fa. 500 anni fa, e Lo rendiamo vivo eh, e attuale più che mai. Insomma. Assolutamente, sarebbe più che contento vedere. Il suo di lavoro teatrale, produzione teatrale. Quante sfumature può regalare? Grazie, intanto grazie, grazie davvero all'autore e regista Luca Varone per averci presentato questo progetto. Sir Smith, un grammatical horror con attore in madrelingua inglese che per l'appunto si rivolge alle classi secondarie di primo e secondo grado, un modo per apprendere la grammatica inglese, per apprendere la lingua inglese e attraverso questo progetto nasceranno sicuramente altri che hanno come punto di riferimento l'educazione dei giovani, ma soprattutto il loro ritorno in teatro, la loro insomma, che il teatro possa essere per loro un. Punto di riferimento. Sì, perché loro sono il pubblico del futuro e eh. quindi ecco perché vanno educati. Ciao. Grazie, pubblicitari, state con noi.